Lavoro sempre più precario, ma sempre più precarie anche le pensioni. Poi domani lo sciopero generale della CGIL, insomma un mondo del lavoro che si fa sempre più difficile anche nella marca. Per questo questa sera qui a Treviso TV con noi c'è Pierluigi Cacco, che è in questo momento segretario dello SPCGL, cioè del sindacato dei pensionati della CGIL, ma in realtà è una delle voci e soprattutto dei volti storici del sindacato nella marca trevigiana. Grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi. Ma soprattutto, per chi non conosce Pierluigi Cacco, chi è? Un breve excursus. Ma sono figlio di una donna di servizio, di un operaio delle imprese di Porto Marghera, nato a Mestre e andato a lavorare in giovane età con lavori d'estate per guadagnare qualcosa e poi a 17 anni operaio alla Fatme di Mestre. Dopo un anno mi sono licenziato io, dimesso, per andare a lavorare alla SIT Siemens, che poi diventò Italtel, dove ebbe l'onore di conoscere la Belisario. E nel 1999... Quindi a Milano? Sì, abbiamo lavorato a Milano, ma poi noi eravamo destinati a Treviso, siamo stati destinati a Mestre, poi Treviso, insomma. Lavoravamo nel reparto montaggi delle centrali telefoniche, quindi in giro, un po' in giro per l'Italia, ma soprattutto... qui. Tecnologia, quindi. Tecnologia, sì, sì, tecnologia. Abbiamo visto il passaggio completo della tecnologia. Una volta per una centrale telefonica potevi fare un campo di calcio, oggi basta un piccolo container. Quindi abbiamo visto tutto questo passaggio. Quindi ho fatto questo percorso. E sono sempre stato un po', insomma, la mia scelta di vita, iscritto al PC per stare dalla parte della povera gente, insomma, con una grande carica ideale. PC, Partito Comunista Italiano, non sono un pentito, è stato un passaggio importante della mia vita, mi ha dato un grande insegnamento. Poi ovviamente questo per me nulla c'entrava col comunismo che ha fatto disastri in giro per il mondo, ma per stare dalla parte della povera gente e dovevi scegliere, insomma, e io allora scelsi così. Ma di fatto ero un sindacalista, non un politico. E quindi come mai l'arrivo alla CGIL? Io mi iscrissi alla CGIL subito, insomma. Anni? Avevo 17 anni. 17 anni mi iscrissi alla CGIL subito, poi andai a lavorare a Milano, ci fu la scelta unitaria, insomma. Ma nel 1980 cominciai la mia vera attività fuori, perché molto prima feci il delegato sindacale all'Italtel, andavo ai coordinamenti nazionali, poi nel 1981... vieni eletto segretario generale della FIOM dei metalmeccanici di Treviso, perché allora si era divisi in tre comprensori. Ma come fa un mestrino a essere eletto a Treviso? Ma ci sono dei mestrini come me che sono più trevigiani che mestrini, nel senso che l'avvicinamento al sindacato e alla politica a Venezia per me era difficoltoso. Allora Venezia aveva le grandi aziende, c'era sempre prima la politica della persona, io sono l'opposto, c'è sempre prima la persona, insomma, la politica era al servizio della persona. Era più difficile approcciarsi al sindacato e alla politica. Come si fa ad essere figlio di un operaio di Porto Marghera negli anni di Porto Marghera? Guarda, è molto difficile perché già allora mio padre era... Montedison, suo padre? Mio padre, no, ma c'era l'impresa anche allora, mio padre lavorava sotto impresa. Andava in bicicletta da Via Gatta a Porto Marghera ed era molto diverso da chi lavorava allora, si chiamava Montecatini. Noi eravamo i figli di serie B o C, nel senso che mio padre non aveva la mensa, nel senso che mio padre non aveva le scarpe antinfortunistiche, non aveva la Befana per i figli, non aveva tutte quelle piccole cose che facevano quasi una differenza sociale. Però avevate l'inquinamento. Vabbè, noi eravamo lontani, ma io giurai che non sarei mai andato a lavorare a Porto Marghera. Questo fin da bambino, perché sono nato in un ambiente dove mio padre aveva paura ogni giorno di perdere il posto di lavoro. E a casa mia la discussione era questa, con mia madre che faceva la donna di servizio. Mio padre ex, lui lavorava la terra, quindi mezzadro, che andava a lavorare col chiaro, finché era chiaro, stava a lavorare. Che ha fatto la quinta elementare per poter lavorare sotto impresa, perché non ce l'aveva, non aveva avuto il tempo di studiare. Si chiamava quindi Montecatini. Allora lui era sotto impresa alla Montecatini, che poi diventò Edison, Montecatini Edison. Lui lavorava sotto impresa, imprese che assumevano, ma c'era sempre il rischio di licenziare. Il ruolo? Lui faceva il tubista, ramista, si diceva. Quindi cioè, faceva gli impianti. Faceva gli impianti, quindi anche un ruolo abbastanza pericoloso. Sì, ma poi girarono l'Italia. Andai con mio padre a Siracusa nel 59, andai con mio padre a Siracusa perché andò via 15 mesi. Perché i nostri, ovviamente, operai specializzati andavano a Priolo a fare lo stabilimento del petrolchimico a Priolo. Poi lui girò, andò in tante altre parti d'Italia. Ecco, questo fatto di aver girato, quanto le ha aperto la mente, sin da giovane? Mio padre ha girato, io sono stato in Sicilia, mi ha aperto... Beh, anche poi lei a Milano, anche, cioè con l'Italtella, sì, Belisario, voglio dire. Sì, ti apre, vedi una dimensione diversa,
questo mi ha insegnato molto, mi ha però anche insegnato la specificità, cioè capire la realtà trevigiana. Io mi sento non solo trevigiano, mia madre si chiamava Trevisan, era un destino insomma, e quindi vedendo, guardando il mondo, devi anche capire qual è la tua realtà, cioè della tua gente, pregi e difetti. Noi non possiamo prendere la nostra gente trevigiana e togliere i difetti e lasciare solo i pregi. La nostra gente è così, è gente straordinaria, sia lavoratori sia imprenditori, ma è su questo che tu devi lavorare, su pregi e difetti. E questo è stato, Allora, i pregi li abbiamo detti perché è gente straordinaria, lavora come dei matti, cioè dicono tutti quanti siamo una locomotiva. Ora, il difetto? Ma non so declinare dei difetti solo difetti, come i pregi non sono solo pregi. Vedi, Treviso in quegli anni si è sviluppata da terra, voglio dire, molto anche povera, anche Treviso. Beh, avevamo le zone depresse esattamente come al sud. E questa è la domanda, perché si è sviluppata? Si è sviluppata con un patto sociale tra famiglie e sviluppo. Cioè Treviso, nei quelli che tu chiami difetti, ha patito anche il microinquinamento, lo sviluppo diffuso, questa, voglio dire, diffusione di capannoni dappertutto, questa distruzione del territorio, ma con un grande patto tra quello che era la famiglia che voleva migliorare le sue condizioni e lo sviluppo. C'era questo forte collante tra le aziende che si sviluppavano in questo territorio e le famiglie. Ed è questo che ha portato al cosiddetto miracolo trevigiano, un po' anche veneto. Quindi, diciamo, imprenditori e operai insieme per riuscire a migliorarsi? No, vedi, operai attento, perché io parlo delle famiglie. Cioè, negli anni 90 c'erano 90 o 99 mila posizioni di lavoro autonomo. Cosa vuol dire il 90? Vuol dire che su 800 mila abitanti, 99 mila avevano un lavoro autonomo. Quindi ogni famiglia non è come le grandi agglomerati operai, cioè ogni famiglia aveva l'operaio e aveva anche il lavoratore autonomo. Quindi c'era una condivisione del lavoro autonomo, del lavoro dipendente, dello sviluppo, della fabbrichetta, e che poi derivava non da una cultura operaia, ma derivava da una cultura agricola, che è stata quella che in qualche maniera ha, da una parte quei difetti e dall'altra quei pregi, portato questo grande sviluppo, che oggi è in discussione, perché questa è la questione. Ecco, quindi allora, giusto per capire, noi veniamo dalla terra e abbiamo applicato i principi della terra allo sviluppo industriale, applicando in parte in maniera autonoma, in parte invece associandoci con l'imprenditore che investiva. Ho tradotto bene? Pressa poco, cioè, questo ovviamente è molto schematico, ma questa è l'origine, cioè l'origine che tanti americani, inglesi, esatto, sono venuti a studiare. Cioè, qual è che faceva la differenza dello sviluppo trevigiano? Era la politica? No, perché insomma la Democrazia Cristiana aveva colto questo tipo e faceva lasciare andare, cioè teneva, voglio dire, le proteste, perché gli agricoltori, quella gente che protestava, ma teneva a questo, li accontentava su tutta una serie di bisogni e si sviluppava, ed era un periodo di grande sviluppo. Esatto. Anni 60, 70, 80 è stato questo, cioè ti sacrifico il territorio, sacrifico anche la vita, lavoro, 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 ma in una prospettiva di grande respiro, di aspettativa di migliorare la condizione della mia vita e dei miei figli. Il famoso benessere. Il famoso, non solo, ma pensa al contadino, quello che era abituato a lavorare la terra. Qual è la sua massima aspirazione? La libertà, l'autonomia individuale, farsi la casa, il lavoro mio. Cioè tutti questi principi sono stati... Avere la terra propria, perché uno che faceva il mazzadro come suo padre. Sì, esatto. Avere, no, capisci? Questa mentalità di gente che in casa propria voleva star bene, giustamente bene, aveva fatto quel patto. Ed è stato l'elemento che ha fatto, secondo me, sviluppare questa terra oltre misura. Però all'interno rientrano grandi aziende e il rapporto allora con le grandi aziende. Perché qui parliamo di un imprenditore che però fa un patto con la famiglia. La famiglia, ovviamente, sempre in termini sociali, esatto, stiamo parlando. Poi però parliamo di grandi aziende. Lei poi, oltretutto a questo esempio della Montecatini, di Porto Marghera. C'è una grande diversità. Esatto. Noi non dobbiamo mai confondere la realtà dello sviluppo trevigiano con quella di Venezia. Infatti il Veneto per un periodo fu Venezia, le partecipazioni statali, le grandi aziende, ma che non erano il Veneto, anzi non solo non lo rappresentavano, quando lo rappresentavano in maniera sbagliata.
Mentre le grandi partecipazioni statali avevano dinamiche, voglio dire, di un certo tipo, no? E di fatto anche... Ricordiamo per i giovani che cosa sono le partecipazioni statali, perché noi stiamo parlando di cose che conosciamo, ma molti giovani non sanno neanche cosa sono le partecipazioni statali. Cos'era la partecipazione statale? La partecipazione statale erano aziende che avevano dirigenti all'interno, che avevano nel loro capitale parte della IRI, STET, strutture... Cioè, lo Stato. Di fatto lo Stato, come cosa, qualcosa c'è ancora. Ma anche, cioè, se questo è stato per alcuni periodi positivo, poi ci fu la degenerazione, perché di fatto nelle partecipazioni statali nessuno rispondeva in maniera, non era il parun, come nella piccola azienda trevigiana, e quindi la trattativa, le dinamiche politiche, gli interessi politici. Il prodotto, anche il prodotto, parliamo del prodotto. Ma prodotto, c'era anche un grande prodotto, perché anche l'Italtel era un'azienda statale e aveva sulle tecnologie della telefonia, era all'avanguardia. Però voglio dire, l'appoggiarsi su queste aziende del sistema politico, di interessi che andavano oltre, voglio dire, lo sviluppo di questa azienda da un punto di vista tecnologico, quindi tecnico, erano dirigenti che politicamente erano molto importanti, ma tecnicamente forse credo non che molto la storia, voglio dire, di alcune aziende di Porto Marghera e il ruolo che ha avuto il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana e solo marginalmente in qualche maniera anche il PC, eppure comandavano loro, insomma, però in qualche misura. Il PC a Porto Marghera, voglio dire, era molto forte, c'era una forte partecipazione da parte della base comunista nella gestione. Beh, questo è stato dovuto proprio allo sviluppo di Porto Marghera. Nel Veneto ha avuto questo, nelle lotte operaie, finché sono state lotte operaie. Marghera era rossa, via. Ovviamente, non tutto, perché... Voglio dire, anche lì c'erano dinamiche diverse. Certo, la terra veneziana è stata quella più a sinistra, assieme a Rovigo, no? Ed era prodotta da un affermarsi di una classe operaia che sentiva lo sfruttamento, sentiva, e quindi fece anche grandi lotte. Ma le conquiste di Porto Marghera in parte si sono poi diffuse e aveva un ruolo nazionale, come lo ha avuto la Zanussi, no? Ha un ruolo nazionale, ma nelle piccole aziende trevigiane o dell'entroterra veneto, queste scomparivano di fronte ai mostri Porto Marghera e magari Zanussi. E la realtà che si rappresentava del Veneto era molto ben diversa. Capisci? Cioè, a livello nazionale, diciamo che il Veneto, sì, era Marghera, un operaio del petrolchimico, un operaio dell'allora Breda, stava molto meglio che un operaio della piccola azienda trevigiana o anche della piccola azienda di Scorzè, di Noa. Ma di perché c'era dietro il sindacato? Quindi perché erano molto più organizzati, ma perché non si faceva poi nemmeno i conti col padrone, che in qualche maniera, se vuoi, anche più duro, ma c'era una dinamica anche di interesse diverso, insomma, no? Una partecipazione statale faceva... Era più facile che tu avessi dei diritti con la partecipazione statale, con i dirigenti, voglio dire, che poi rispondevano, tra virgolette, a dinamiche che qualche volta erano fuori dall'azienda. Mi viene in mente la Sanremo, non so perché. Ma è stata l'unico caso, esatto. La Sanremo è stato uno dei pochi casi. Ricordiamo la Sanremo per chi non la conoscesse. La tessile, ovviamente. Di alto livello, poi, perché i capi della Sanremo erano quelli che vestivano, mi pare, gran parte delle... Sì, ma non solo la Sanremo, insomma. Però dal punto di vista dell'aiuto statale, la Sanremo è stata una di quelle, con Tina Anselmi, che ha avuto un ruolo, insomma, è stato lì. Ma io credo che... Che però non ha funzionato. Non ha funzionato. Ma le partecipazioni statali mi pare che non abbiano funzionato granché in giro, insomma. Cioè, lo Stato che partecipa all'interno di un'azienda, secondo lei, non è vincente? Guarda, io preferisco lo Stato che gestisce i servizi pubblici. Non credo debba intervenire nelle aziende private, se non nelle aziende strategicamente importanti per lo stesso Stato, insomma, può intervenire in un determinato modo. Ma il problema non è il ruolo dello Stato, deve essere nei servizi pubblici. Oggi si sta privatizzando la sanità, si vuole privatizzare l'assistenza, si vuole privatizzare la scuola. Cioè, queste sono assurdità, che invece questi sono diritti fondamentali del cittadino. Altra cosa sono sulle aziende. Se lo Stato deve intervenire perché deve salvare strategicamente un'azienda, è un conto. Ma se lo Stato entra, con lo Stato entrano interessi diversi dalla produzione. Entrano, la politica. Entrano interessi degenerati anche della politica, che mette ovviamente... interessi di parte piuttosto che l'interesse della produzione stessa. Questo si è dimostrato nel tempo, insomma. Ecco, adesso torniamo alla storia. Allora, 1981, passaggio al sindacato con... Sì. Beh, io nell'81 faccio il segretario generale della FIOM, cioè dei metalmeccanici della CGIL. Per 2 anni... Per la marca trevigiana. Sì, per la provincia. Per la provincia. No. Allora c'erano divisi in 3 comprensori. C'era Treviso, destra Piave e sinistra Piave. Porca miseria. Io faccio il segretario di Treviso Centro, insomma, che era la realtà, se vuoi, con meno grandissime aziende, non era la sinistra Piave, sì, Treviso era una realtà importante. Io faccio il segretario generale lì a 26 anni, insomma.
e facciamo un grande lavoro. Fra l'altro lì si rompe anche l'unità sindacale, perché allora c'era la famosa FLM, io ero segretario della FLM, e si torna a casa, si fa la scelta confederale e la Fioma di Treviso fa un grande risultato, insomma, e quindi torniamo in CGIL, si finisce l'esperienza dell'unità sindacale. Che vorrebbe dire? Ma tutti FIM, e Fioma e UILM si erano sciolti e avevano fatto un unico sindacato che era la FLM. Dei metalmeccanici. Dei metalmeccanici. E ogni lavoratore si iscriveva solo alla FLM, non alla FIM, alla Fiom, alla UILM. Questa fu un'esperienza straordinaria, un'esperienza a Treviso bellissima, ma ovviamente non ebbe poi seguito. Perché a Treviso bellissima? Ma in giro per l'Italia, io ho detto Treviso perché conosco Treviso. Esatto. Perché fu una bella esperienza con dirigenti che seppero insomma anche cogliere il grande senso di questa unità. C'era la sede della FLM, c'era la sede della Federazione Unitaria, in piazza San Leonardo. Quali erano gli industriali, cioè qual era la controparte? L'API oppure allora c'era l'API e c'era Confindustria, che adesso invece è un'industria. Erano due realtà, l'API di Treviso è una delle API grandi d'Italia. Beh, d'altra parte le aziende piccole... E le medie aziende erano iscritte all'API e avevano anche aziende consistenti. Erano due realtà ovviamente un po' diverse, ma sai, per noi allora, voglio dire, gli imprenditori erano imprenditori. Noi abbiamo sempre avuto coscienza che l'imprenditore deve fare profitto, non è che mi aspetto dall'imprenditore che... E noi sindacato dobbiamo difendere i lavoratori, insomma. Adesso apro una piccola parentesi, è vero che l'imprenditore deve fare profitto, però noi abbiamo avuto delle esperienze storiche straordinarie, come ad esempio a Piani, che faceva profitto, però si è comunque gestito dei lavoratori, ha creato addirittura un pezzo di città, perché l'area Piani, quella che va verso Porta Santi 40, aveva tutti gli appartamenti per gli operai, cioè c'era un'attenzione per il popolo produttivo. Ma credo che... Si è replicata poi nel corso degli anni. Ma guarda, queste cose qua vengono dall'Ottocento, mi viene da pensare, insomma, quando gli imprenditori facevano le colonie, pensiamo a Marzotto, no? Ma c'era una dinamica di un certo tipo, ma c'era anche la dinamica del padrone paternalistico. Cioè, il lavoratore deve essere rappresentato dal sindacato, non un sindacato, io sono credo un moderato, insomma, si sa. Vedi, ci sono degli interessi che devono essere rappresentati e non possono essere rappresentati singolarmente, cioè senza scomodare i classici. Se tu devi comprare un'auto da tuo fratello vuol prendere più soldi e tu vuoi pagarne il meno possibile. Quindi c'è sempre, anche messa così, puoi voler bene quanto vuoi a tuo fratello, ma in quel momento no. C'è la stessa cosa tra imprenditori. L'imprenditore deve far funzionare bene l'azienda e deve nelle dinamiche sociali creare le condizioni perché l'azienda faccia il meglio possibile, faccia profitto, ma distribuisca anche quel benessere a tutti. Quindi bisogna avere un occhio al profitto, ma un occhio anche a chi bisogna che le aziende funzionino bene, perché se le aziende non funzionino bene non ci sono nemmeno i lavoratori. Ma bisogna che l'imprenditore voluto capisca che il ruolo del sindacato unitario, cioè dal punto di vista anche sociale, è fondamentale. Poi si sa che ci sono gli estremismi da tutte le parti, ma un senso generale in cui il sindacato rappresenta gli interessi dei lavoratori diventa fondamentale per l'equilibrio sociale. Perfetto, questa è la visione che deve avere l'imprenditore. E invece la forza produttiva, gli operai, come devono vedere l'azienda? Ma gli operai sono un soggetto, tra virgolette, quando entrano in lavoro deboli. Diventano forti quando si professionalizzano. Finché le tecnologie non superano anche quella preparazione, perché tanti operai super specializzati sono finiti all'angolo quando le nuove tecnologie hanno superato, voglio dire, quello che loro sapevano. Ora, la fortuna di Treviso è stato quello anche di aver avuto certamente degli imprenditori che lavorano e dall'altra degli operai con una grande disponibilità al lavoro. Però bisogna anche pagare questa disponibilità da un punto di vista dei servizi pubblici, da un punto di vista dei servizi sociali, da un punto di vista del territorio, da un punto di vista del stipendio e così via. E in più bisogna farli crescere. L'operaio non è che cresce di motu proprio, anche se lo ha fatto, poi se voi lo vediamo, ma l'operaio va anche messo in condizione di trovare soddisfazione. E in quegli anni, sia per lavoratore autonomo, ma anche per molti operai, c'era l'aspirazione, c'era questo senso positivo che vedeva, che poteva migliorare la sua condizione di vita. È quello che viene meno oggi, la speranza. L'operaio perché deve, cioè perché una società deve produrre? Per poter vivere tutti meglio, non per fare ricchi pochi e più poveri gli altri e creare le differenze sociali più di quelle che ci sono. E quindi dobbiamo svilupparci per vivere tutti meglio.
E per progredire dobbiamo far crescere tutta la nostra professionalità e capacità di sviluppo produttivo, sia da parte degli imprenditori, ma anche da parte della professionalità dei lavoratori. Allora, abbiamo visto il punto di vista degli imprenditori, abbiamo visto il punto di vista dei lavoratori, e la politica come deve vedere le imprese? La politica a Treviso è stata una delle grandi delusioni, insomma. È stata una delle grandi delusioni, cioè... Una volta la Democrazia Cristiana, in qualche misura, che governava gran parte e anche parte del PSI che hanno governato questi nostri territori, si rapportava con i grandi imprenditori, si rapportava anche col sindacato, insomma, no? In particolare un po' più con la CISL, che aveva più riferimento. E c'era, voglio dire, un governo della politica, insomma, sai, che teneva i fili di una situazione che però chiudevano gli occhi. Si chiudeva gli occhi sull'evasione, si chiudeva gli occhi su tante robe, insomma, però era ma non la mai era voglio dire una fase in cui tutto un po' tutto giustificava tutto, e gli unici a battagliare eravamo un po' noi, insomma, noi CGL e CISLUIN, intendo. Detta così mi fa pensare alla Milano da bere, non so perché, cioè tutto va tutto bene, siamo tutti contenti, ci sono soldi, no, per tutti. No, noi non era avevamo così? Noi non era così. No. Parliamo sempre di una Guarda, Treviso anni 80. Io produttiva. Che non sono mai stato democristiano, devo dire che la Democrazia Cristiana ha gestito, e io l'ho sempre criticata, ma ha gestito un passaggio di questo paese incredibile, con tutte le degenerazioni che poi, ma non siamo a quella, io non parlo di quella situazione, parlo per dirti che è indubbio che le grandi aziende trevigiane avevano a che fare col potere, no? E lo avevano a che fare sotto il profilo, voglio dire, anche paternalistico. D'altro canto, mi città, ma pensa, voglio dire, la stessa Zopas. Ora Zanussi, ora Electrolux. Ora la Zopas di Conegliano, che poi è la Zanussi di Pordenone, no? Mi dici, sai quanti dipendenti c'erano nel gruppo? Allora, no. 37.000. È un esercito. Chi si rapportava? Si rapportavano, ecco, quindi era, ma la Zopas che era ancora all'interno di Conegliano, dove adesso ci sono... Sì, la Zopas che poi si era anche riorganizzata tra Conegliano, Susegana, no... Però, parliamo di aree che adesso non esistono più? Esiste ancora il Susegana. Bianco a Susegana, non esiste, c'era la grande impianti, la fonderia, tutto, ma poi ci fu una... Adesso ci vorrebbe... La grande impianti della Zopas era all'interno, sì. Dove sono, hanno fatto appartamenti e case, sì, giusto? Però su questo ci vorrebbe una puntata solo sulla storia della... Sull'archeologia industriale. Della Zopas, Zanussi, Electrolux, che poi non è italiana Electrolux, ricordiamo, no, si parla sempre della delocalizzazione. Allora. Fu una storia, voglio dire, anche quella. Ad esempio, se tu prendi da lì il rapporto con la politica, che in qualche maniera aiutava un processo che avevano deciso questi imprenditori e si sperava fossero lungimiranti ed evoluti, ma qualche cantonata l'hanno presa. Però la politica in senso di governo anticipato di un processo di sviluppo non c'è stato. E non c'è neanche adesso. Adesso è peggio. Adesso è peggio. Cioè, allora, vedi, c'era un processo di crescita basato su quelle basi che dicevo all'inizio, no? Talmente forte, dalla Zanussi o dalla Zopa escono giovani specializzati che fanno piccole aziende, piccoline aziende, che poi diventano anche grandi, si sviluppa, che non ha niente a che fare col bianco, ma si sviluppa Linux Valley, cosiddetta. Aziende, ancora oggi il 50% della lavorazione d'acciaio è qui. Capisci? Voglio dire, si sviluppa tutto, c'è una professionalità, questa capacità imprenditiva anche dell'operaio, che se ha soddisfazione, e quindi si sviluppa tutto questo. Democristiani che vengono dai campi, che sono quelli che protestano di più, le lotte degli anni 60 sono fatte dai democristiani dentro, assieme ovviamente ai comunisti, a quelli del PC, chiamiamoli il PC che vi piace meglio, quindi ci sono delle lotte enormi fino a portare anche in carcere qualcuno, fino a buttare giù le scrivanie. I democristiani e i comunisti insieme. Ma scherzi, ma il sindacato, la storia del sindacato trevigiano è questa, perché tutti e due erano portati da una volontà forte di rivendicazione. Non confondiamo la Democrazia Cristiana solo come centro di potere. La Democrazia Cristiana aveva anche nella CISL, ma anche in grandi dirigenti, penso a Pavan, penso a altri, anche grandi lottatori per i diritti dei lavoratori. Tieni presente che quella vertenza del 68 allora Zopas fu pesantissima. Ricordiamolo un attimo, perché questa me la sono... Fecero... Cosa è successo nel 68? Non mi ricordo se forse il 68. Fecero 40 giorni di sciopero di seguito. 40 giorni di sciopero? Sì, e non nel 68, questo nel 60, iniziò le lotte, circa nel 60. Ma poi voglio dire, in quella... Negli anni 60, in pieno Veneto bianco, 40 giorni di sciopero...
Ma certo, bisogna ristudiare la storia, ma, non so, ma scusa, perché i democristiani della Marzotto che tirarono giù la statua di Marzotto e il giorno dopo, quando chiuse la vertenza, arrivò Marzotto e si disse sì, signor Paron col capeo? Cioè, c'era, voglio dire, c'era un riconoscimento dell'imprenditore, perché ce l'avevi in famiglia magari, no? Dopo. Questo venne dopo, ma riconosceva l'imprenditore, ma riconosceva anche i propri diritti con battaglie. Noi siamo sempre stati un po' estremisti, no? Timidi, voglio dire, rispetto alla politica. Il Veneto va a combattere, mica politica fa sacrate, tanto c'erano i democristiani che la facevano, erano qui in casa, no? E quindi sono quelli che le rispondevano. A loro la politica, a noi il lavorare, produrre, fraschei, sacrificando ambiente, territorio, quindi non c'è stata vita. Programmazione del territorio. Per assurdo abbiamo un territorio straordinario, nonostante noi. Pensa a Treviso. Treviso sì, poi ci sono delle altre vedute, mi viene in mente Cison di Valmarino, dove uno apre i balconi di un bellissimo albergo messo in una posizione fantastica e vede. Sei mai stato in Lombardia? Sì. No, perché sento parlare di queste cose e io penso che il territorio andesse salvaguardato, non sto a difendere, però guardate che è così dappertutto. Sono stato anche in Toscana, però. Dove in Toscana c'è stata più programmazione, certo. Perché almeno. Ma lì c'era il Partito Comunista Italiano. Sapevo che saremmo arrivati lì. No, ma c'è stata. In quegli anni ci fu, adesso si sta scherzando, ci fu certamente un dissipamento del territorio. Certo, quello è il dubbio. Però voglio dire, nonostante noi, la battuta è che se tu guardi la Treviso, la cittadina di Treviso, è una cittadina splendida. Però non ci fu programmazione, voglio dire, no? Anzi, ma non. E questo perché? Perché sono mancati statisti al posto dei politici? Sì, sono mancati statisti, alcuni forse. Dopo De Gasperi c'è stato qualcuno che aveva una visione. Ma non solo De Gasperi. Io penso che quegli anni, se tu mi citi De Gasperi, penso a questi grandi che poi sono stati. De Gasperi fu un personaggio straordinario. Dopo la guerra andò in America, fece un discorso che va riletto. Ma fu straordinario Togliatti, Nenni. Cioè, noi abbiamo avuto dirigenti straordinari che non possiamo giudicare oggi con la pancia piena. Assolutamente. Perché loro uscivano da una guerra civile, da un massacro del fascismo che ci portò in una guerra con i nazifascisti, con i nazisti. Sì, sì, sì. Quindi non possiamo giudicare quelli. Siamo dei figlioletti da bombaggio, non possiamo giudicare. Quindi quando sento questi che. Per carità. Guardiamo oggi, ci sono stati. Ma voglio dire, il frutto esiste, si chiama Costituzione. Si chiama Costituzione, ma si chiama, voglio dire, aver rimesso il nostro paese in condizione di poter progettare la propria vita. E io mi chiedo cosa hanno fatto quelli dopo, magari, che qualcosa hanno fatto, ma abbiamo vissuto periodi tremendi, il terrorismo. Ma mi dico, noi siamo un paese che nasce da un risorgimento straordinario, che l'abbiamo festeggiato quest'anno. Non mi piace chi critica Cavour, Mazzini, Garibaldi, Cattani, perché dico, loro ci hanno consegnato un'Italia che non c'era, è quelli che sono venuti dopo che dovrebbero rispondere cosa hanno fatto. E quindi è un po' questo, noi siamo un paese che continua sempre a formarsi. Allora, mi faccio la domanda che dovresti farmi tu, ma dopo? Ma io volevo arrivare dopo a questo, perché sennò sentiamo già le conclusioni e io volevo andare un po' più avanti perché siamo rimasti negli anni 80 con Pierluigi Cacco che si prende in mano i metalmeccanici trevigiani, ma solo di Treviso, e poi? Poi nel 1986... Beh, ma in questi sei anni ci sarà stato qualche episodio, qualche bella contrattazione, qualche confronto particolare. Scherzi. Voglio dire, siamo negli anni 80. Per due anni ho fatto altro che gestire crisi. Qui a Treviso nessuno parla più della Franchin. Tu sai chi era la Franchin? Ex presidente di Confindustria. Franchin aveva un'azienda bellissima di rimorchi, di camion, esatto. Faceva che lavorava. Girano ancora? Lavorava l'alluminio, faceva la Franchin. L'area poi. Franchin era presidente di Confindustria e fallì. Fallì per tanti motivi che non anni sto qui a dire. 86? 80, forse 84, 85, se non ricordo bene mi trovi un po'. Ma quegli anni lì, insomma. Quegli anni lì. Tremendo per quel periodo, insomma. Sì, ma poi sei il presidente di Confindustria, insomma. Poi, e qui fu una vertenza durissima che facemmo, insomma, fu una vertenza molto dura, tentammo di tutto. C'era la Franchin, che era proprietario anche della Vega, che era sua vicino a Nervesa. Tentammo la cooperativa, facemmo grandi lavori. Ma poi ci fu la vertenza di 60 licenziamenti alla Zorzi. Poi ci fu la grande vertenza alla De Longhi. Quando io iniziai a seguire la De Longhi aveva 120 dipendenti, insomma.
e facevamo la barca. Cos'era la De'Longhi agli inizi? Cosa faceva agli inizi? Come la prima volta, la sua prima volta alla De'Longhi, davanti a probabilmente Beppi De'Longhi? No, Beppi De'Longhi ovviamente, no, c'era un dirigente, insomma, Beppi De'Longhi non veniva alle trattative, c'era Beppi De'Longhi, ma la De'Longhi, allora, prima che arrivassi io, credo facesse pompe, no. Beppi De'Longhi ha avuto il merito di aver fatto fare un salto straordinario a questa azienda, perché insomma, ancora oggi è un'azienda che va anche bene, tra le mille difficoltà. Però si è spostata sul piccolo elettrodomestico. Si è spostata su prodotti di nicchia, ovviamente. E prima faceva un radiatore, mi pare. Lei ha avuto la fortuna del pinguino, i radiatori, il pinguino fu un bel salto. Adesso non voglio, una bella operazione di marketing. Esatto. Ma fece, tipica veneta. Però va riconosciuto, insomma, che ha fatto una straordinaria cosa. Ma fu un'azienda dura dal punto di vista delle relazioni sindacali. Perché? Poco lungimirante, poco aperta? Eppure. Ma probabilmente legata anche al prodotto. Legata a un prodotto, ovviamente, di un certo tipo, cioè uno che va a vendere i pinguini in giro per il mondo contro il Giappone o contro altri, capisci? Abbiamo fatto delle grandi conquiste grazie alle lotte dei lavoratori. Insomma, lì c'erano grandissimi infortuni, facevamo una grande vertenza. Poi facevamo una vertenza durissima, una settimana fuori dalla fabbrica per controllare i ritmi di lavoro, perché il lavoro alla De'Longhi era durissimo, c'era un turnover molto forte. Perché la gente non resisteva, non riusciva a resistere. Non resisteva. Poi facevamo la famosa vertenza per il 6x6, cioè 36 ore alla settimana, ma la gente non voleva, perché voleva dire lavorare al sabato e non poter fare straordinari. Le cose vanno dette, no? Io veni un po' contestato, poi la votazione mi dette ragione, ma insomma, lì i lavoratori soffrivano parecchio. Insomma. Quindi il ruolo del sindacato, cioè dal suo punto di vista, quello che ci sta raccontando, non è solamente quello di tutelare i lavoratori, ma anche di vedere che strada prende un'azienda dal punto di vista dei lavoratori, essere un po' lungimirante, bisogna capire. Il ruolo del sindacato. Perché 36 ore, cioè la scelta di fare 36 ore significa cambiare una serie di turnistica, gli straordinari, però dare magari un respiro diverso a chi lavora su una catena molto dura. Il ruolo del sindacato è un ruolo complicato. Perché tanti pensano che il sindacato abbia rovinato l'Italia, tanti pensano che se noi Sega trovavamo Rosa è colpa del sindacato, no? Insomma, faccio questa battuta ogni tanto perché è simpatica, no? Però il sindacato è complicato, io non credo al sindacato ovviamente movimento, sono stupidate. Il sindacato ha un ruolo di tutelare e rappresentare i lavoratori e i pensionati, anche no, questa anomalia italiana di un grande sindacato di pensionati, e anche di essere lungimirante. Non può esserci il sindacato pappagallo, cioè che prende. Cioè, tu hai del lavoro che ovviamente è un certo tipo, che può essere quello di rappresentare immediatamente, ma hai anche l'obbligo, il compito di guardare in avanti. Non puoi prendere in giro i lavoratori. Fargli far sciopero magari, no, sapendo che no, devi essere sincero con i lavoratori. Cioè io credo che io ho vissuto tristezze personali, perché chiudere un'azienda come la Franchin per me è stata una sofferenza personale. Cioè vedere un'azienda che chiude per me era una sofferenza da non dormire 7 giorni, però andare dai lavoratori e dire come stanno le cose ti permette che i lavoratori ti rispettano, capisci? Sanno che gli dici la verità, sanno che quello è il passaggio che devi fare. Ma la Franchin, come a tante altre aziende che potrei citare, insomma. È più duro fare il sindacalista, diciamo così, nella sezione dei metalmeccanici oppure nel tessile o nelle altre sezioni qui in Marca Trevigiana? Ma nei metalmeccanici c'è una grande soddisfazione, perché, sai, il tessile è un settore, per dirti, che doveva scomparire, no? Ha avuto crisi cicliche. Diciamo che il meccanico aveva più soddisfazione, perché hai sempre avuto a che fare molto di più con dei lavoratori, voglio dire, molto più dinamici. Però non è tanto una questione di difficile, erano caratteristiche diverse. Il tessile a Treviso ha avuto una storia straordinaria, insomma, Sanremo, ma non solo, la Benetton, ma non solo. Monti. Monti, ma potremmo citarne quante, insomma, no? Ma, e quindi io. Però si contrattava meglio con questi. Voglio dire, con questo tipo di padroni, oppure con perché l'idea di uno che, insomma, voglio dire, è un imprenditore della metalmeccanica, è forza, è durezza, è
padrone, non a caso si dice padrone delle ferriere, per dire uno veramente duro, inossidabile, inattaccabile. No, o non è così? Ma è difficile per tutti. Ma io penso che fosse molto soggettivo, erano produzioni, cioè, mentre il tessile allora lavorava molto in linea, quindi aveva a che fare con le cadenze, con i tempi, il meccanico, anche qua, noi... Vedi, a Treviso non abbiamo avuto il metalmeccanico, e tante volte si parla che lavorava in linea, perché noi il tailorismo, tranne cioè il lavoro in linea, no? Tranne la DeLonghi e tranne Zopas, non avevamo... La famosa catena di montaggio. No, abbiamo avuto poco di catena di montaggio, quindi avevi a che fare con imprenditori che erano più rapportati alla produzione vera e propria, insomma. Quindi ti confrontavi con i processi produttivi in maniera anche molto forte. Non era... Poi è molto soggettivo. C'erano padroni delle ferriere, che insomma ci sono belli esempi, bei ricordi, ma c'erano anche... Però l'imprenditoria trevigiana, se dobbiamo parlare, se questo vuoi farmi parlare, è stata un'imprenditoria molto brava da sola, ma disastrosa da mettersi assieme, ad esempio. Tipico. Quindi il limite che aveva col sindacato, poi ce l'aveva anche con i suoi colleghi concorrenti. Quindi voi avevate una controparte, una Confindustria debole, insomma, in quegli anni? No, noi non avevamo. Ciao. Avevamo una Confindustria per molti aspetti molto assoggettata alle imprese, non doveva rispondere molto all'imprenditore. No, quello che il limite della Confindustria trevigiana, ma non so se sia un limite della Confindustria, se è sbagliato parlare, il limite, diciamo, dell'imprenditoria, forse è meglio, è quello di non riuscire a mettersi assieme. Cioè, noi abbiamo tentato di fare un consorzio sul vetro, aiutando Confindustria e due o tre aziende, adesso quattro, quant'erano, perché potessero fare gli acquisti assieme dalla Saint-Gobain, no? E per una sorta di consorzio. È morta lì. Ma scusa, chiedo, che fine hanno fatto i distretti? È una domanda che volevo arrivare. Il dramma, cioè, mentre questi imprenditori vogliono insegnare al sindacato, vogliono insegnare a tutti, non riescono a mettersi assieme. Un imprenditore trevigiano è il più bravo del mondo. Tre imprenditori trevigiani sono un disastro. Beh, non è male come lettura. È questo, ma è così. Cioè, è possibile che anche tre aziende del legno che si fanno concorrenza non possano fare una fiera, qualcosa in comune, un consorzio di acquisto, un mettersi assieme nel marketing e poi farsi la concorrenza? No, perché faccio mi, casa mia, tutto mi. Anche se abbiamo avuto il pericolo, ovviamente il periodo in cui salta anche qua il cambio generazionale, che cosa ha prodotto? Vedi, una volta si ragionava molto sullo sviluppo trevigiano, ma oggi chi ragiona? Chi sta? Cos'è successo? Cioè, non si capisce cosa stia facendo. No, ma in effetti, perché poi, fra l'altro, tra i dati che ci sono oggi, è che c'è un aumento della... 799 posti persi in questo mese e mezzo, il 10% del totale registrato fino ad oggi, sono dati oggi della CGIL, voglio dire. Ma non solo, ma noi li stiamo dando, no, questi dati, perché abbiamo questo nostro centro studi, ma non solo, cioè il prodotto interno lordo trevigiano, facendo 100, in questi ultimi anni abbiamo perso circa un 6%, no, mi pare. Ma la locomotiva allora trevigiana continua a tirare dal punto di vista, cioè, allora individualità, voglia di lavorare da una parte, però individualità, abbiamo già cominciato a scoprire quali sono vizi e virtù di questo meccanismo. Crisi, forse per certi l'incapacità di aprirsi a mercati stranieri, che sono quelli che in questo momento stanno tirando. Ma noi abbiamo tutto, vedi, sai la difficoltà di parlare della nostra realtà? Che noi abbiamo questo e quello, abbiamo questo e l'opposto. Abbiamo aziende che sono leader internazionali, abbiamo aziende che hanno affrontato i mercati esteri e abbiamo l'opposto, che non riescono a mettersi assieme. Dove sono tutte le piccole aziendine? Cioè, che fine hanno fatto? Fanno sentire la loro voce? Cosa dicono la politica? No, è possibile che, sai, una volta se vuol consegnare le chiavi, cioè non si è conseguenti anche qui di quelle che sono, voglio dire, iniziative, scelte che potremmo fare. È colpa di questo, è colpa di Poli, ma 15 anni che governa la Lega, con alcune persone che a me anche simpaticamente, ma non c'entra, voglio dire, il Zaia, abbiamo visto un cambiamento dal punto di vista della programmazione, dello sviluppo. La Lega se ne è assolutamente lavata le mani,
al di là, cioè, sugli slogan, adesso tornano sulla secessione, ma che secessione? A nostra gente interessa pagare meno tasse, gli interessa stare bene, gli interessa anche vedere che tu li progetti, voglio dire, e lo sviluppo che... Cioè, senza lavoro dove vai? Io volevo arrivare a questo, ma ci siamo, anche se mi sarebbe piaciuto continuare un po' di più nella storia, ma siamo già a tre quarti dell'intervista, di questa prima puntata. Ma abbiamo detto, appunto, questa è la storia, fino a qui poi magari andremo... Il presente e il futuro, cioè cos'è che viene a mancare, che invece c'era in quegli anni? Una programmazione per il futuro, una coscienza politica, un'imprenditoria che è cambiata perché è cambiata la sua generazione? Cos'è che, al di là del fatto che è cambiato il mercato mondiale? Per uno come me, che vede che le non cose. Che non vuol cedere, io non devo prendere voti dagli elettori, insomma. E quindi non voglio cedere a demagogie. Per uno come me manca la politica. Ecco, e allora a questo punto chiediamoci che cos'è la politica? Perché uno dice, manca, è una frase fatta. No, bene, io a la casa spiego. Dicono, ecco, mancava solo sta frase, no, siamo a posto. No, ma io la spiego. Vorremmo sentire dal suo punto di vista. Sì, l'impresa, piccola o grande, ma prendiamo una multinazionale, cosa vuol fare? Va in un territorio e vuole produrre lì. È la impresa che chiede a quel territorio le condizioni sociali, quanto pagare i lavoratori, quanti diritti, quanti non diritti. Quindi, cioè, si instaura una contrattazione. No, voglio dire che noi ormai siamo sotto ricatto delle multinazionali che determinano le condizioni di vita dei cittadini e dei lavoratori nelle loro aziende, se non c'è la politica. Allora, fermo. Lavoratori si intende i lavoratori interni, ma anche quelli, diciamo, che appartengono alla produzione, diciamo, esterna, cioè anche le piccole aziende. Ma ti spiego meglio ancora. Ma parlo con te, ma ovviamente. Quando Treviso decise di fare l'assemblea degli industriali a Timisoara, io andai nei giornali, non si ricorda più nessuno. Accusai Confindustria e gli imprenditori di alto tradimento. Sai perché? Cioè, il titolo della Tribuna, fra l'altro. Sai perché? Non perché li accusavo di andare all'estero, cioè l'impresa va dove più gli conviene. Non è quello il problema, che l'impresa, cioè l'Electrolux, l'Oslo, sono straniere. Cioè, quindi non è che, no, anche qua ci sono tante aziende straniere, quindi l'azienda in sé va a produrre dove più gli conviene. Ma la politica, le associazioni dell'imprenditoria non possono andare dove più gli conviene. Io, CGIL, non posso andare dove più mi conviene, ma nemmeno Confindustria. E dissi, no signori, voi andate a fare l'assemblea, per carità, ma voi dovete dirci cosa lasciate qua. Cioè, questo territorio è stato occupato dall'impresa che ha fatto sviluppo, che ha dato al lavoro ai lavoratori, ma noi dobbiamo occuparci del nostro territorio. Chi deve farlo? Ora, io ovviamente attacco le imprese, ma è la politica. La politica con la P maiuscola, no, questa roba che si vede adesso, che non c'entra niente, è una cosa vergognosa. La politica, voglio dire, che ha fatto uscire questa Italia da un disastro, no? Quello che citavi tu prima. Cioè, vuol dire, per me la politica deve determinare le regole a cui tutti. Ci vuole una politica internazionale. Parlo anche della Cina, eh? Ci vuole una politica internazionale che stabilisca regole per le grandi imprese e per tutti. Perché anche gli imprenditori corrono rischi. Ci vuole una politica europea che stabilisca regole e norme, e ci vuole una politica italiana e ovviamente locale che stabilisca le regole, non che ognuno può fare quello che vuole. È possibile che la politica non riesca a far pagare le tasse a chi le deve pagare? Cioè, non siamo più all'Unione Italiana. Cioè, tu sai che uno dei problemi di questo paese è che quando si fece l'Unità d'Italia nel 61 e ci sentiva legittimati a non pagare le tasse perché, no, in qualche maniera ci sentiva noi abbiamo mantenuto... No, è la politica che deve far pagare le tasse, che deve esserlo. L'impresa. L'impresa tenterà a pagare meno, ma se posso, anche a te e me tentiamo di pagare. Cioè, non mi hai capito, non arriva fino a... Cioè, quindi è la politica che deve... Chi è che deve programmare lo sviluppo industriale o manifatturiero della realtà trevigiana? La politica? Non può lasciare che le regole vengano dettate. No, perché l'impresa è in dubbio, io nemmeno l'accuso, cioè l'impresa, l'imprenditore evoluto dovrebbe capire questo. Ma adesso qualche imprenditore addirittura dice alla politica metteteci la patrimoniale. Siamo alle comiche. Ma tu ti rendi conto che ci sono degli imprenditori che hanno detto metteteci la patrimoniale, paghiamo il contributo, perché hanno capito che siamo al disastro.
Ma è la politica, ecco cosa manca. Manca una politica di politici anche intelligenti, evoluti e che non rompino né le parti sociali né il paese. Cioè l'elemento fondamentale oggi in futuro è la coesione sociale. E purtroppo ci sono dei ministri che erano stati ibernati, che sono tornati, che era meglio se stavano ibernati. Vuoi che parli più chiaro? Ci sono dei ministri che devono fare delle vendette. Mi viene a mente a Sacconi, socialista, laico, che fa le battaglie, voglio dire, per la vita e che mette in discussione i diritti fondamentali. Questo famoso articolo 8. Ma sì, ma scusa, ma cosa? Sacconi, quando era qua, faceva mezzo rivoluzionario, criticava la CGIL, cioè, pareva andava davanti alle fabbriche. Adesso sì. Parliamo degli anni? Gli anni 70, credo fossero, insomma, fine anni 70, sì. E adesso? Ma io l'ho conosciuto quando era socialista, qua, insomma, nelle vicende Craxi, l'ho conosciuto quando era qua, insomma. Lui aveva la mania della rete. Adesso sta facendo una battaglia, ce l'ha con la CGIL, per fortuna, perché insomma la CGIL ha un motivo di orgoglio, no, in questo modo. Ma guarda, io non discuto del merito di ciò che può pensare Sacconi, perché come Sacconi pensano anche altri, io non discuto del merito di quello che può pensare uno. Discuto del metodo con cui lui lo affronta. Discuto del fatto che uno non può far passare delle sue idee, che per me sono anche sbagliate, rompendo il sindacato e pensando, rompere la coesione sociale in sto paese significa non creare le minime condizioni per uscire da una situazione. Cioè vedi, quando lui vuole, a parte gli attacchi assolutamente gratuiti che fa la CGIL, che sono vergognosi, perché la CGIL sciopera domani, questo è un diritto, e se non ora, quando doveva scioperare? Quando le cose vanno bene? È un sciopero preventivo, perché il sciopero post cosa serve? I scioperi si fanno prima che succeda il disastro. Però voglio dire, lui... Che disastro può succedere? Dal vostro punto di vista. A casa tua, se tu spendi più di quello che porti a casa, cosa può succedere? Beh, questo è un pezzo che lo stiamo facendo. Sì, però adesso la situazione è pesantissima. Però perché ci stanno chiedendo, nella crisi internazionale, ci stanno chiedendo il rientro, no? Esatto. Allora chiedo ai cittadini, quelli che ci guardano, dico, noi siamo una famiglia che ha speso di più di quello che ha guadagnato per tanti anni. Grazie ai governi, certo, ma dentro c'era anche il ministro Sacconi e i socialisti, che adesso danno lezione. Sì, perché insomma, bisogna anche dirsi, no? Ora dico, la è stata poi colpa del sindacato? No, le baby pensioni, non è stata colpa del sindacato. Le baby pensioni famose. È stata colpa di un ministro, ma non importa, colpe di tutti, bene, ma loro hanno governato. E se a casa tua sei il capo famiglia, non puoi dare la colpa all'ultimo figlio perché le cose vanno male. Allora io dico, adesso fa sta roba, tra le tante cose... Fa sta roba cosa vuol dire? Cioè c'è un articolo che prevede che nei contratti aziendali tu possa derogare i contratti nazionali e anche alcune norme di legge. Cioè, io potrei avere un sindacato di comodo, ma penso in particolare al Sud, lo cito, pensa al Sud in cui il lavoro diventa anche un ricatto. Te do il lavoro se accetti determinate condizioni, chiaro? Ma anche da noi. Ora, se il sindacato maggiormente rappresentativo in quell'azienda, non a livello nazionale, può accettare condizioni di lavoro, di salario e di licenziamento fuori dalle norme statutarie e di legge, e contrattuali. Significa che in un'azienda che fabbrica sta penna, io posso avere un contratto, in un'altra fabbrica che fabbrica sta penna uguale posso avere un altro. Concorrenza sleale, questa la dico agli imprenditori in primis e a chi fa l'economista, no? Cioè anche dal punto di vista imprenditoriale, se io do ai contratti aziendali questi poteri, posso avere aziende che hanno differenze salariali del 30, 40, 50%, oltre alla minaccia del licenziamento. Non so se è chiaro, se posso derogare. Ma il sindacato deve, sì, ma il sindacato aziendale certe volte può essere di comodo, può essere perché non ha altro da poter vivere, ma tante condizioni, capisci? Quindi, ma questo sotto un profilo, sotto l'altro profilo, tu non puoi rompere quei meccanismi fondamentali che sono quelli dell'assetto sociale, come dire, della coesione sociale. Vedi, un paese come il nostro non può rompere il meccanismo di coesione sociale perché è fondamentale, come sono fondamentali le organizzazioni di rappresentanza, non quelle di comodo, che al momento sono di comodo e domani si rivoltano contro. Cioè la CISL voleva fare sciopero col governo Prodi. Ma se io mi ricordo bene, voleva fare sciopero, e voi oggi una manovra come quella del governo Prodi la prenderemo facendo i salti di gioia, no? Adesso ci dice che sbagliamo a fare sciopero.
Ma io spero che i lavoratori partecipano tanti domani, ma insomma, ci dicono non fate niente, poi si fa, capisci? Non si può essere... Sì, ma parliamo di un mondo del lavoro che però è cambiato fondamentalmente, perché se, come è stato detto, il 40% va a colpire il 40% dei lavoratori questo tipo di norma, il 60% sono precari, sono di fatto già fuori da qualsiasi regola. Cioè è cambiato proprio anche il mondo del lavoro, mi pare, nella marca. Non solo nella marca. Il precariato, lo stile americano del lavoro. Quando dicono che vogliono liberalizzare i licenziamenti, ma non serve a niente. Primo, non serve in una manovra economica che dovrebbe recuperare entrate ed uscite per salvare i conti, quindi non serve niente. Quindi si dimostra in maniera assoluta, voglio dire, come si può chiamare, la speculazione che si vuole fare su questa cosa per dividere ulteriormente i lavoratori. Dopodiché il precariato qui esiste in maniera pesante, penso anche al vostro mondo, penso in tutti i mondi, perché anche nel mondo che una volta si vedeva come un mondo bellissimo, non è più così. Penso alle banche, penso, voglio dire, in tante testate giornalistiche, penso nel tutti i lavori. Ora, i contratti di collaborazione, cioè, io non dico che non servino, cioè capiamoci, tutto va bene, no, perché tu devi lavorare in un determinato modo, ma è il sopruso. Io feci una polemica in un'assemblea qua proprio col ministro, perché dissi non si può fare del mercato del lavoro come le persone non fossero in carne ed ossa. Il diritto sul lavoro italiano non è stata una legge fatta a tavolino, eh? È stata una legge, sono state tante norme di legge che sono arrivate in scontri, cioè sono state mediazioni, non quello che volevamo noi o quello che voleva la controparte, ma sono state mediazioni prodotte dalla nostra grande esperienza di lotte e di battaglie. E tu non puoi pensare di essere no, chissà che, il Padre Eterno, e fare una norma a tavolino, perché il diritto del lavoro è fatto con anni di lotte, di pazienza, e noi abbiamo un diritto al lavoro anche molto però importante. Però il lato pratico, l'effetto pratico è che adesso praticamente il precariato è una cosa... Poi vorrei dire un'altra cosa, quando questo paese era sviluppato avevamo quel modello di sistema contrattuale del mercato del lavoro, eh? Noi siamo diventati ricchi con quel sistema e con un sindacato forte, al di là dei gravi errori e dei periodi bui che abbiamo avuto all'interno di questa nostra nazione, politici, terroristici e del vario tipo. Al di là di questo, il nostro sviluppo è avvenuto con questo tipo di sistema. Ora, noi dobbiamo recuperare ciò che di buono ha la nostra storia, quindi coesione sociale, per trovare e dare risposta anche a questo. Ma ti dico un'altra cosa, non tanto conveniente a quello che tu mi chiedi insistentemente. Se prima ho detto ci vuole la politica, per fare queste cose che mi dici ci vuole lo Stato. Uno Stato forte. Cioè un'azienda non può rispondere a tutto. L'azienda deve rispondere, deve pagare le tasse, fare bene il suo lavoro, rispettare le norme di legge e intervenire sul sociale. Cioè con strutture, no? Può fare tutto questo. Ma poi non può fare tutto. Se non ha lavoro, è indubbio che prima o dopo quei lavoratori vanno in cassa integrazione e vanno a casa, chiaro? Chi deve intervenire? L'impresa? No, perché l'impresa deve fare profitto, paga le tasse, paga la sua quota per la cassa integrazione. E deve venire lo Stato. È lo Stato che deve dare continuità di professionalità, di lavoro, di reddito a quel giovane. Oggi non c'è questo, capisci? Oggi dicono ma spendiamo tutto per le pensioni. No, si sono mangiati tutto. Perché le pensioni, i soldi sono stati versati. Diciamo che hanno dato pensioni a chi ancora no, è giovanissimo. Lì faremo un'altra puntata. Esatto, però vedi, lo Stato dovrebbe garantire oggi, negli anni del precariato, negli anni difficili, perché la situazione è difficilissima per chiunque governi, io non sto dicendo, ma lo Stato, nel senso dello stare assieme, lo Stato-nazione, no? Con il senso forte, deve far rispettare le regole, pagare le tasse, senso civico, insegnare cioè, no, che, anche proprio il rispetto delle cose pubbliche. Perché le nostre parti si dice ancora il mondo dei furbi? Perché non c'è la politica che fa pagare i furbi? Cioè, capisci? Voglio dire, io credo che noi paghiamo, il lavoratore dipendente paga troppe tasse, io parlo di quello. Ovviamente poi gli altri parleranno di loro, paga, cioè quindi tu paghi troppo. Ora, è dubbio che quando paghi troppo dicono tentano di evadere, ma intanto paga, perché se pagassero tutti si potrebbe pagare meno.
E poi bisogna anche vedere come risparmiare. Scusa, si parla tanto dei costi della politica, no? Ma non vorrei che facessero i furbi di nuovo. Il problema non sono i costi della politica, sono i sprechi della politica, le ingiustizie della politica, capisci? Cioè, voglio dire, a me non me ne frega niente se un politico prende bene, perché faccia il suo mestiere e ci serve quel politico. Ma il politico che non serve, cosa ci serve? Non serve neanche a pagarlo. Quindi bisogna essere professionisti della politica. No, 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 no. Non ci sono più operai, adesso sono tutti professionisti. Adesso sono professionisti. Però la professionalità... No, bisogna capire quanti parlamentari servono. Veramente. Veramente. Bisogna sapere quanti enti servono veramente. E l'ente che non serve si chiude. Bisogna sapere come vengono organizzate le province. Adesso fanno la battuta, eliminiamo le province. Beh, vedremo. Io dico servono, no, si chiudano. Servono diverse, si facciano diverse. Quanti comuni? Cioè, certo, il punto è come la politica governa un mondo complesso, perché la politica non deve essere un tecnico, perché la politica è un tecnico, lo compra, lo paga e si fa dare le risposte. La politica serve per progettare un territorio, serve per fare star bene i propri cittadini e per risparmiare. Oggi non è così. Io dico, i risparmi sulla politica non si fanno con facili demagogie. Il politico ciapa, anche i sindacalisti non prendono, certamente, anzi. Ma quindi non è un problema di quanto prende un singolo politico. Ma se quello ha privilegi e vanno eliminati, se quello fa il furbo e va cacciato, e se quello serve, se serve deve far vedere cosa ha prodotto, se non serve si va mandato, non serve. Quindi diciamo uno Stato gestito come azienda, un'azienda dove ci sono... Io sono come una volta si diceva, vedi, io non credo, vedi, uno Stato non può mai essere gestito come un'azienda, perché un'azienda punta quando profitto. Quando un lavoratore lo serve, non serve, lo licenzia. Uno Stato non può licenziare un cittadino. Uno Stato non può licenziare un ragazzo disabile. Uno Stato non può nemmeno licenziare quello che non ha voglia di lavorare, per dite in Veneto. Ma deve creare le condizioni perché questo sia inserito nella società. L'equilibrio di uno Stato si fa attraverso garantire i diritti universali a tutti. Perché anche i ricchi, se non vogliono che la loro ricchezza venga portata via, devono far star bene anche i poveri. Questo è l'equilibrio dello Stato. Io direi che con quest'ultima battuta, anche perché siamo andati ben oltre il tempo, anzi con quest'ultima frase, che devo dire non è da poco, è una pulce nell'orecchio per tutti i nostri telespettatori, direi che potremmo concludere questo nostro primo appuntamento. Mi scuso della foga. No, con no, te. No, beh, invece è stata un'ottima lezione, un punto di vista, diciamo così, del sindacato, dei lavoratori, della storia della marca trevigiana e non solo per quanto riguarda il mondo produttivo. Ci rivedremo spesso e presto, mi auguro, perché comunque è un pezzo di storia. Siamo arrivati all'86. Non c'è, abbiamo ancora da passare tutta la Prima Repubblica, anzi la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda Repubblica. Devo studiare e prepararmi perché poi ho improvvisato. Sono gli anni di piombo a Porto Marghera, ne abbiamo di cose da raccontare dalla memoria storica del sindacato nella marca e non solo. E la nostra puntata si conclude qui, grazie per l'attenzione. Grazie. Avete grazie. Sentito quest'ultima frase, molto interessante, molto importante, da riflettere veramente. Grazie a Pierluigi Cacco, grazie a tutti voi. Grazie, domani grazie. Sera, come sempre, ore 21, un altro appuntamento con Treviso TV.